chiama Roma. Questa è Piazza Navona. Piazza Navona ha la forma di uno stadio. Infatti, anticamente era lo stadio di Domiziano, che poteva ospitare 30.000 spettatori. Andiamo a scoprire la sua storia. La leggenda narra che Piazza Navona veniva usata per le battaglie navali. In verità, la piazza veniva allagata in mese di agosto per alleviare il caldo. Sicuramente la più elegante e la più gioiosa piazza romana. La piazza è ancora oggi un punto di ritrovo per romani e turisti che si trattengono nei molti caffè all'aperto che la circondano. Ospita ogni giorno artisti di strada, pittori e ritrattisti che in pochi minuti riescono a catturare i tratti più caratteristici del modello. Nel centro di Piazza Navona, la Fontana di Fiume è uno dei massimi capolavori di Gian Lorenzo Bernini. Quattro figure umane rappresentano i grandi fiumi dei quattro continenti conosciuti quell'epoca. Il Nilo, il Danubio, il Gange, il Rio della Plata. C'è chi racconta che il personaggio raffigurante Nilo si nasconda agli occhi per non vedere la chiesa di Sant'Agnese in Algone di Francesco Borromini, grande rivale di Bernini. In realtà, il gesto ricorda dell'origine del Nilo ancora sconosciute. Infatti, la fontana fu ultimata prima che la chiesa venisse costruita. Piazza Navona ha anche altre due fontane. La Fontana del Moro, scolpita da Giacomo della Porta e ritoccata da Bernini, e la Fontana del Nettuno, opera di Gregorio Zappalà e Antonio della Bita. Out the door, just in time. Questa è la chiesa di Sant'Agnese in Algone, dedicata a Sant'Agnese, una fanciulla che sarebbe morta nello stadio di Domiziano. Alle mie spalle Palazzo Panfili, che ospita la Ambasciata del Brasile in Italia del 1920. Nel 1961 è diventata una proprietà brasiliana. L'edificio originale fu costruito nel 1630 al posto di una serie di mobili di proprietà della potente famiglia Panfili. Lo stile è di fine Rinascimento. Questo è il reportage di oggi. Per 3 Channel, Karina Borini. Well, I know what I've been told. You gotta know just when to fold.